c'è solo il legame come sindaco nel riconoscere a Gerardo Marotta un ruolo straordinario in città come faro e come punto di riferimento, ma c'è stato anche un legame personale molto forte, che si è consolidato in particolare agli inizi del 2000, 2001, 2002. L'emozione particolarmente profonda è qua dentro, perché in questo luogo abbiamo organizzato tante cose insieme, ne abbiamo pensate delle altre, si è discusso della Napoli che fu, della Napoli del presente e della Napoli del futuro. Quindi se ne va uno degli ultimi grandi pensatori rivoluzionari del Novecento, che fino agli ultimi giorni della sua vita, alle ultime ore, ha avuto una grande lucidità soprattutto sul pensiero europeo, sui rischi di tutto ciò che si agita nel mondo e su invece la voglia di continuare a combattere per gli ideali di libertà, di giustizia e di uguaglianza ai quali lui credeva tanto. Anche sulla questione morale si è sempre battuto, la lotta per i diritti, insomma, un grande punto di riferimento. Napoli, ma non solo Napoli, avvertiranno la sua assenza, il suo monito che spesso lanciava a tutti noi. Sindaco, al di là dei rapporti personali, dalle istituzioni Marotta è stato lasciato solo nell'ultimo periodo alla questione dei 300.000 libri, c'è stato un po' un abbandono, non restituzione della città a quello che Marotta invece poi ha dato a Napoli? Ma io non accomunerei francamente tutte le istituzioni. Il Comune di Napoli è stato sempre vicino, vicinissimo a Gerardo Marotta, sul piano umano, sul piano istituzionale, sul piano politico e sul piano materiale, spesso anche facendoci carico di cose che non competivano direttamente alla nostra amministrazione. Condivido il fatto che altre istituzioni siano stati più assenti, latitanti e distratte, quello che è un patrimonio mondiale, quello librario, quello culturale e quello filosofico. Io vorrei ricordare l'impegno che abbiamo mantenuto tra mille difficoltà ad evitare che andasse al macero il patrimonio librario, il fatto di aver deciso fortemente che qui, nel luogo della cultura che dovrà sorgere, spero non in un lontano futuro, a quella che era la caserma di Nobixio, ci fossero anche i locali dell'Istituto Italiano degli Studi Filosofici, il lavoro che soprattutto l'assessore Daniele ha messo in campo, ma anche i progetti, ricordiamo le tante iniziative che abbiamo fatto come comune insieme a Gerardo Marotta. Io in questi momenti, devo dire, per mia abitudine, non amo molto la caccia, diciamo, alle cose negative. In questi momenti mi piace ricordare Gerardo Marotta e non avvelenare queste ore da polemiche utili, perché ci stanno anche da fare, perché ci sono argomenti su cui ragionarne, ma preferisco farlo nei giorni prossimi, nella speranza che chi magari è stato un po' distratto in questi anni sia più vicino al patrimonio librario Marotta, al quale noi sicuramente non faremo mancare il nostro sostegno per quello che possiamo fare. Si riferisce alla regione? No, non parlo in questi giorni, io parlo di Gerardo Marotta. Poi, la settimana prossima parliamo.